Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni che come ogni giovedì porta avanti la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo dei microfoni di Radio Gamma. Scusate un attimo, avevo problemi col microfono, benissimo. E la trasmissione che avete sentito prima era una trasmissione registrata, quella che invece sentite adesso è una trasmissione in diretta. Noi andiamo sempre in diretta, a parte quando qualcuno ci mette su qualcosa di nostro, ci fa. Bene, ricordo a tutti quanti, io sono Claudio Simeoni, vi do il mio indirizzo via delle Vignole 4 Marghera, vi do l'indirizzo anche dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53 Marostica. Qui con me a farmi compagnia c'è anche Gian, che ha portato una bottiglia per festeggiare. Ricordo a tutti che oggi è il 1º gennaio 1998, faccio un'infinità di auguri a tutti quanti, faccio un'infinità di auguri a tutti, ricordando che oggi nella religione romana sarebbe il giorno di Giano, sarebbe il giorno dedicato a quella divinità, a quell'essere, a quell'individuo, a quell'entità, come volete voi, cioè ricordatevi sempre che nel paganesimo è l'essere che si fa divino e chiama il divino che lo circonda, e la costruzione del futuro, cioè la costruzione del futuro che ci viene incontro, è determinata dall'individuo che lavora, l'individuo che agisce in questo momento, che si è costruito nel passato e costruisce il futuro, fonda il futuro. Questo è Giano e oggi è il giorno di Giano. E Giano è la prima forse divinità pagana che io ho incontrato e che mi ha costruito. La seconda è Baal e dopo ho trovato tutto il paganesimo nel suo insieme, o almeno quello che io ritengo che sia il suo insieme, perché ricordiamoci sempre che lo sconosciuto è sempre maggiore del conosciuto. E a questo proposito, a proposito dello sconosciuto che è maggiore del conosciuto, a tutti quei cristiani che disprezzano un pochino la trasmissione, grazie Gian, auguri e viva! A tutti quei cristiani vi ricordo che le sabbie del deserto ci hanno portato dei rantoli di un antico scontro che ci fu nella stregoneria, in particolare la stregoneria gnostica, di cui ho già parlato, che dice: colui che cerca non desista dal cercare fino a quando non avrà trovato. Quando avrà trovato si stupirà, quando si sarà stupito si turberà e dominerà su tutto. Ricordiamo sempre che ricordarci che lo sconosciuto che noi abbiamo davanti è sempre più grande di quello che conosciamo. Quel giorno che noi ci fermiamo, o siamo morti, siamo finiti, oppure ci stiamo trasformando. Attenzione. Alla salute Gian, alla salute, alla salute e buon anno a tutti e buon anno a tutti quanti. Ricordiamoci che il 1º gennaio 1998 è un anno e 2 mesi che stiamo parlando di magia, stregoneria e paganesimo e stiamo dicendo cos'è la magia e la stregoneria e il paganesimo per quanto ci riguarda. Bene, noi continueremo oggi la trasmissione sui paganesimi di cui stiamo parlando. Perché facciamo questo? Perché dai paganesimi che stiamo parlando estrarremo alcuni principi fondamentali della costruzione del paganesimo moderno. Il paganesimo moderno è diverso dal paganesimo antico. Vi ho già detto che il paganesimo antico non aveva al suo interno il concetto di male, il concetto di distruzione dell'individuo. Il fatto di non avere questo concetto, il paganesimo antico non sapeva come relazionarsi davanti all'appropriazione, davanti all'orrore. Per cui il paganesimo moderno che noi andiamo a costruire, prendiamo sì dal paganesimo antico tutto quello che ci è stato tramandato, però lo trasformiamo, cioè lo trasformiamo per costruire il futuro. In pratica ci facciamo Giano e oggi è esattamente il primo giorno. Cioè quello che noi andiamo a costruire non sarà mai quello che è stato nel passato. E oggi parliamo del paganesimo dei Lettoni, che non è molto diverso dall'altro paganesimo di cui abbiamo parlato. I Lettoni, abitanti dei territori baltici, di cui abbiamo notizie fin dal IX secolo, e che furono conquistati e sottomessi ai Germani in Livonia e in Curlandia nel XII secolo,
in seguito alle crociate del 1198 contro i pagani. Crociate ordite per distruggere il sentire degli esseri umani da parte dei cattolici e nello stesso tempo per depredare le popolazioni degli averi. Il paganesimo lettone non differisce di molto da quello lituano. Dievs, come fra i lituani, è il cielo in quanto tale, l'infinito che ci circonda, l'infinito dal quale si astrae l'esistente, l'infinito come sconosciuto dal quale attingiamo il conosciuto. Il continuo scontro fra la religione pagana lettone e il cristianesimo avanzante dovette modificare la figura di Dievs per renderla più vicina alla concezione cristiana e contrapporla al Dio cristiano e alla sua ferocia. Così Dievs perde la sua percezione astratta dell'infinito col quale relazionarsi per trasformarsi in un essere potente che gestisce una fattoria celeste, un allevatore di bestiame. Distrutta la relazione fra gli esseri umani lettoni e l'infinito della percezione, diventa facile per i cristiani sovrapporre il loro dio assassino ad un allevatore di bestiame. Così il dio cristiano in lingua lettone si chiama Dievs. Tolto il senso dell'infinito che rende audaci gli esseri umani che vi si immergono, Dievs resta solo un volgare macellaio di esseri umani buono per ogni uso. Nell'antico paganesimo lettone, Dievs era l'infinito dal quale gli esseri umani, e con loro ogni altro essere della natura, attingono per costruire il loro quotidiano, una fonte dalla quale attingere e alla quale abbeverarsi. Solo il disseccarsi di quella fonte, sottomettendo gli esseri umani ad un dio assassino, permette la distruzione della religiosità pagana. Gli esseri umani non sono più dei che audaci compenetrano l'infinito diventando infinito essi stessi, ma sono sottomessi, bestiame, pascolato da un dio assassino. Questo era il senso delle crociate contro i pagani nordici. Anche se per i lettoni il cielo era una coscienza di sé e in sé, che come in quasi tutte le religioni pagane, si riconosce il cielo il più antico degli esseri che si relazionò con l'essere terra e che contribuì a generare l'essere natura. Era chiamato Percons, tempesta. Nelle canzoni popolari è celebrato come liberatore della figlia del sole. Potrebbe essere altrimenti? Percons è la tempesta, è la saetta, è il tuono, è la pioggia. Egli è il padre della fertilità, la figlia dell'essere sole è l'essere natura, e l'essere natura può liberare la sua potenzialità, esprimere il suo essere, soltanto in presenza del cielo, della sua volontà e della sua esistenza. Una caratteristica fondamentale del paganesimo lettone è che quasi tutte le divinità sono femminili. Il paganesimo lettone seguiva la linea della continuità del divenire e identificava la continuità del divenire attraverso le trasformazioni e le trasposizioni dell'energia vitale che da un essere si trasferivano in un altro essere. Queste trasposizioni erano il frutto di relazioni sessuali dove la produzione della coscienza era arte femminile. Zemes Mate è la coscienza di sé della terra, la terra percepita come madre, come generatrice di esseri. Senza la coscienza dell'essere terra non è possibile la coscienza in sé dell'essere natura, non sono possibili le coscienze in sé degli esseri umani. Dunque la coscienza di sé degli esseri umani può attingere la coscienza di sé dell'essere terra, che ne alimenterà lo sviluppo fin tanto che gli esseri umani si relazioneranno con l'essere terra. Saule è la coscienza di sé dell'essere sole, che dall'irraggiamento di tutto il suo potere nello spazio permise la nascita di numerose coscienze di sé, comprese la coscienza di sé dell'essere natura e di tutte le coscienze di sé che la compongono. I lettoni leggono la coscienza di sé dell'essere sole in maniera femminile, in quanto leggono il procedere delle coscienze della sua coscienza. Essi afferrano il potere generativo dell'essere sole e quel potere generativo lo elevano a divino per eccellenza, con cui costruire la propria relazione. Infine, vale la pena di ricordare una delle maggiori divinità lettone, l'Aima Mate. L'Aima Mate è il divenire degli esseri umani, è l'essenza del loro divino, della loro volontà e delle loro determinazioni. L'Aima Mate è il destino inteso come costruzione dell'essere umano all'interno delle condizioni incontrate. L'Aima Mate è la fortuna.
la capacità dell'essere umano di organizzare e strutturare se stesso per affrontare Dievs, l'infinito che ci circonda. Dopo l'arrivo dei crociati cattolici, i letoni non hanno più futuro. Essi diventano ciò che il Dio cristiano vuole, da prima bestiame della fattoria di un Dievs, che li conduce al macello, rendendoli dipendenti dalle sue decisioni e dalle sue elargizioni, poi bestiame in ginocchio, davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra. Nel paganesimo lettone, i riti sacrificali avvenivano sopra grandi pietre o sotto alberi, le querce a simboleggiare il lato maschile della vita e i tigli a simboleggiare il lato femminile. Nel XVIII secolo in Lettonia vennero tagliati gli ultimi boschi sacri, così i cristiani poterono continuare a diffondere l'orrore di cui sono portatori. Il paganesimo lettone ha potuto conservare parte del ricordo grazie alle canzoni popolari, le Dainas, che per quanto fu feroce il cristianesimo non riuscì mai a bloccare. Anche se il cristianesimo può diffondere l'orrore distruggendo le foreste e mettendo in ginocchio gli esseri umani indifesi, spesso non è in grado di penetrare nel cuore degli esseri umani per seminare il suo terrore. E questo è il paganesimo lettone. E cosa ne facciamo dei paganesimi? Oltretutto il prossimo che vi parlerò sarà il paganesimo basco. Cosa ne facciamo di questi paganesimi? In realtà noi da questi paganesimi estraiamo dei principi. Per esempio dal principio, dal paganesimo urrita e dal fenicio impariamo come il paganesimo si costruisce attraverso le relazioni fra l'essere umano e il circostante, come in tutti i paganesimi. Il mondo circostante comprende l'essere umano non è né estraneo né diverso né separato né padrone dal mondo circostante. Impariamo che l'essere terra è, avvolge in il sentire, è forma e magia. Impareremo la contraddizione che genera la vita che genera tempesta. Impareremo che sono sia ragione sia magia. Comunque l'insieme di tutti questi principi, per esempio nel paganesimo magiaro, impareremo che quando si cessa a sviluppare il potere di essere, si costruisce un processo di distruzione degli esseri umani e della popolazione cui appartengono, e così via. Cioè noi da questi paganesimi formiamo un primo numero di principi dai quali andare a tirare fuori il paganesimo e i principi su cui costruire il paganesimo moderno. Ma quei paganesimi ci daranno un altro fattore, ci insegneranno quali sono gli altri due canti del mondo. Esistono quattro canti nel mondo, perché esiste sempre una relazione. Io in questo momento sono qui con Gian, io rappresento due canti del mondo, cioè la mia ragione, il mio pensiero e la mia percezione, la mia magia. Gian rappresenta la sua ragione, il suo pensiero e la sua magia. Io sono due canti del mondo, già, e altri due canti del mondo. Quando noi ci relazioniamo, quando noi parliamo, discutiamo, facciamo delle cose assieme, noi, i nostri crogioli, il nostro divenuto, le cose che abbiamo messo insieme, è come se si fondessero. In quel momento noi mettiamo le nostre cose, o parte delle nostre cose, in mezzo a quattro canti del mondo. Due sono di Gian e due sono mie. Questo valgono anche quando io mi relaziono con l'essere terra, col sole, con l'albero. Ogni essere, ogni coscienza, ogni tensione dell'esistente sono due canti del mondo. E quando io mi relaziono, sono sempre in mezzo ai quattro canti del mondo. Questo è il motivo. E noi inseriremo il crogiolo dello stregone di cui abbiamo parlato, lo inseriremo nei quattro canti del mondo, e vedremo come quei principi ci costruiscono e ci trasformano, e come la fusione all'interno dei quattro canti del mondo, alla fin fine, non fa altro che costruire noi e il mondo che ci circonda. In pratica, all'interno dei quattro canti del mondo, noi andiamo a costruire la coscienza universale, e questo è fondamentale perché è il principio primo del paganesimo. Detto questo, continuiamo a parlare anche ora del paganesimo. Passiamo ora al Sentiero d'Oro, ricordiamo il prologo. Intanto che cos'è il Sentiero d'Oro? Il Sentiero d'Oro è il mio cammino, cioè è il mio sentire pagano, è l'insieme delle divinità con cui io mi relaziono e con l'aspetto di quelle divinità con cui io entro in relazione. E per cui il sentiero è il mio cammino, ogni persona deve costruirsi il proprio sentiero, il proprio cammino. Io do il mio cammino
perché a qualcuno possa servire, possa prendere dal mio cammino quello che io dico. I cammini non sono infiniti, non esistono 50 milioni di cammini. I cammini sono sempre fatti di quelle divinità, di quel divino, perché noi abbiamo due mani, abbiamo due gambe, abbiamo una testa, siamo nati in un paese che ha una certa cultura, per cui non è possibile avere un miliardo di cose. Se avessimo i tentacoli al posto delle braccia, avremmo degli altri divini. Mentre siamo fatti in questo modo, per cui non è infiniti i sentieri d'oro. C'è un certo numero di elementi che li compongono e il mio è un esempio. E il mio sentiero d'oro è formato da circa 200 immagini, sia dirette che indirette, perché ricordiamo che una parte io divento l'immagine, io divento il divino, e il divino imparo dal divino, ma anche il divino impara da me, cioè il divino si rafforza aiutando me. Per cui esiste due parti nel sentiero d'oro da questo punto di vista, ma stiamo ancora nella prima parte. Diciamo che il sentiero si può scomporre in molti aspetti, ma è unico. Il sentiero è una coscienza di sé, ogni parte del sentiero è cosciente di sé. L'insieme e le sue parti sono consapevoli di sé. Il sentiero ha bisogno di esseri che lo percorrano. Egli provvede a cercarli. Egli non impone il modo con cui essere percorso. Egli non detta le priorità. Egli non detta le specificità. Egli non detta gli obblighi. Egli non detta i nomi attraverso i quali definire questa o quella coscienza di sé. D'altro canto, io non sono riuscito a vedere l'intero sentiero, ma solo quella parte che coincide col mio essere, col mio fare e con le mie scelte. Il sentiero è libertà, sempre, in ogni aspetto dell'esistenza. Il sentiero, nel suo insieme, è l'anticristo. Bene, vediamo un po' le immagini di oggi. Fatto conduce l'essere e l'essere alla presenza di Olo. L'essere impone la propria volontà a Olo. Olo insegna all'essere come l'esistente sia conseguente alle scelte passate e come le scelte nel presente determinino il futuro. Vale anche per Gianoggi. Olo insegna come di ogni scelta se ne possa sempre trovare traccia. Chi è Olo? Olo in pratica non fu altro che una testa di Orso Ursus rinvenuta sul Campidoglio. Infatti sembra che abbia dato il nome Caput Oli, Campidoglio, no? Testa di Olo. E dalle divinizzazioni degli Etruschi, questi stabilirono che era la testa di un gigante che aveva preceduto gli esseri umani e venne indicato come un divino che precedette l'essere umano, e quel divino è stato talmente nutrito sia dai primi romani sia dagli Etruschi da diventare un divino esso stesso, cioè da dare un'indicazione al divino di ogni essere. Fatto, ricordate che il divino noi lo costruiamo ogni volta che facciamo un'azione. Se quell'azione che facciamo è sufficientemente potente da essere trasmessa nel mondo, questo divino si rafforza sempre più fino a diventare cosciente di se stesso e andare a cercarsi chi con cui relazionarsi. Per cui ricordate che il divino non è una cosa astratta. Ogni divino costruisce divino. L'essere terra ha costruito l'essere natura, ma esiste anche il divino astratto che noi possiamo costruire attraverso ogni nostra azione. Fatto conduce l'essere, e l'essere è la presenza di Pale. L'essere impone la propria volontà a Pale. Pale insegna l'essere come la coscienza del branco sopravviva alla soppressione della coscienza di un singolo del gruppo, e questa tende a perpetuarsi attraverso le relazioni diventando eterna. Fatto conduce l'essere, e l'essere è la presenza di Sole. L'essere impone la propria volontà a Sole. Sole insegna l'essere come attraverso la sua grande coscienza si fonde il divenire delle coscienze di questa parte dello spazio stellare. Fatto conduce l'essere e l'essere diventa Sorano. L'essere impone la sua volontà a Sorano. Sorano indicò agli esseri umani irpini la coscienza dell'essere lupo. Oggi Sorano indica come tutte le coscienze della natura abbiano una propria coscienza, un proprio fine e un proprio divenire. Il quadro 60. Evocare Olo significa evocare la traccia di ogni esistenza passata che ha contribuito a costruire il presente. Evocare Olo significa evocare la consapevolezza che l'esistente è costruito anche da elementi di cui non siamo a conoscenza, ma che possiamo percepire e che possono ispirare la nostra percezione. Lo sconosciuto può guidare il nostro fare quando, sospendendo il giudizio, diventiamo uno col circostante di cui lo sconosciuto è parte. Noi diventiamo lo sconosciuto ed agiamo nel presente pescando nello sconosciuto, senza che la nostra ragione ne sia conoscenza o consapevole. Poi vi parlerò delle cose istintive. Detto alla cristiana, perché noi pagani adoriamo Olo?
perché diventiamo parte del circostante, perché diventando parte del circostante possiamo agire partendo dalla consapevolezza del circostante nel quotidiano, senza che la ragione ne sia consapevole. Il fare precede la descrizione. Farci olo ci permette di agire senza necessariamente ricordare. Da questo fare olo si alimenta. Quadro 61. Evocare pale significa evocare e chiamare la coscienza di sé del branco, del gruppo, come si forma il divino del luogo, il divino della fonte, il divino della città, così si forma sempre il divino del gruppo. Un gruppo che agisce in funzione del proprio esistere o di un intento, fonde i propri gesti e i propri bisogni formando un divino che diviene in sé, al di là del divenire del singolo essere che lo compone. Così pale, sia come maschile che come femminile, è divino del branco, che si perpetua solo se il branco si perpetua e si alimenta solo alimentando il divenire del branco. Più i singoli esseri del branco sono forti, e più è forte pale, più è forte pale e più sono forti i singoli esseri del branco. Così evocare pale significa evocare la forza del gruppo mentre si affronta la trasformazione che ci viene incontro. Questo va a formare anche poi la coscienza della specie. Detto alla cristiana, perché noi pagani adoriamo pale? Per evocare alimentandola la forza del gruppo cui apparteniamo e alimentare con essa il nostro divenire. Questo alimenta pale che alimenta le nostre trasformazioni. È sempre reciprocità. Quadro 62. Evocare, ricordare, onorare l'essere sole richiama il sole dentro di noi, lo rivitalizza, gli impone di espandersi. Evocare l'essere sole ci permette di respirare l'essere sole che circondandoci ci avvolge, così noi diventiamo sole. Il sole cresce dentro di noi e si espande. L'essere sole è l'essere cui noi tendiamo. Evocare l'essere sole ci porta ad espanderci nell'universo. Noi diventiamo l'essere sole. Gli esseri della natura si possono definire pezzi di sole e sentono il richiamo di cui sono parte. Detto alla cristiana, perché noi pagani adoriamo il sole? Perché sole eravamo e sole diventeremo, alle facce dei cattolici. Evocare Sorano, quadro 63. Evocare Sorano significa evocare il potere. Cioè, i cristiani dicono polvere erano e polvere diventeranno. Cioè, i cristiani erano polvere e polvere diventeranno. I pagani erano sole e sole diventeranno. Evocare Sorano significa evocare il potere che lega ogni essere e ogni specie della natura in un unico essere. Evocare Sorano significa ritrovare ogni specie dell'essere natura in ogni altro essere, in ogni altra specie. La conoscenza di sé, Sorano, è un potere di essere che impedisce agli esseri della natura di trovarsi soli nell'universo. Anche l'essere umano, quando costruì la ragione, non fu mai un estraneo all'essere natura, perché il potere di essere di Sorano fece calare nel suo cuore il potere di essere di ogni essere con cui l'essere umano si relazionava. Così Sorano indicò agli esseri umani irpini la coscienza di sé dell'essere lupo. Quegli esseri umani fusero la coscienza di sé dell'essere lupo nella fondazione del loro divenire e non furono mai soli nell'affrontare il loro divenire. Ciao Alberto! È arrivato anche Alberto. Non sono un re magico. Detto alla cristiana, perché noi pagani adoriamo Sorano? Perché siamo parte dell'essere natura e Sorano alimenta il proprio divenire legando fra loro il divenire di tutti gli esseri della natura. Da questo Sorano trae il proprio alimento. Questo Sorano alimenta. Molto bene, io un attimo solo vi mando un po' di musica. Ricordo che sono in diretta, è arrivato Alberto e vorrei un attimo salutarlo. Sono ancora qui, siamo sempre in diretta con la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Grazie a chi è venuto a trovarci. Bene, se qualcuno vuole telefonare, ricordo che sono in diretta, e rispondo alle telefonate, anche agli insulti. Rispondo agli insulti, sì, dai. Benissimo, io intanto per coprire questo spazio vado avanti con la rassegna stampa che facciamo sempre, no? Tanto cominciamo dal Gazzettino del 23-12. Hai portato Alberto qualcosa della Padania? Oh Alberto, Santa Lucia tra storia e leggenda. Bene, me lo metto via. Allora, dal Gazzettino del 23-12-97.
Don Armando Trevisiol. Cazzo, questo qua è un prete micidiale, uno di quei preti da avere paura. Di Carpenedo, di Mestre. Impara il catechismo divertendoti. I peccati capitali, sette killer ancora in circolazione. Ma a me la lussuria mi piace così tanto, scusate, sapete? È sempre il solito gioco, eh? Distruggere la sessualità, distruggere il piacere della gola, distruggere tutto quello che è il piacere che costruisce il divenire delle persone. È sempre il solito gioco sporco. Dei peccati capitali avevo già fatto una trasmissione, mi sembra, tempo passato. Dal Gazzettino del 18-12-1997. Questa è una pera mia personale. Perché? Perché questo? Perché il Gazzettino, come solito, e come fanno tutti i giornali, fanno i titoli, i sottotitoli per attrarre il lettore, no? E siccome parla di Lorenz al passo dell'oca, che è il passo dell'oca di Lorenz, non il passo dell'oca, e siccome Lorenz sognava qualcosa del nazismo, ha avuto queste panzane, no? Naturalmente se n'è riveduto, ma come tutti quella gente quel passato si è fatto un po' di roba. Cosa scrive Gazzettino? Dal sapere sulla natura si può arrivare anche al nazismo. Beh, veramente è il contrario. Per cui il gioco è abbastanza sporco, eh? Ma il Gazzettino ne fa spesso di queste robette. Cioè non è il sapere della natura che ti porta al nazismo. È dal nazismo che ne esci col sapere della natura. Cioè, se tu capisci che gli esseri della natura hanno sentimenti, hanno passioni, hanno cose, non puoi più metterli sotto i piedi, non puoi più fare camere a gas, per cui non diciamo cazzate. Questo è il giornalista del Gazzettino. Andiamo avanti ancora. Vi ho già detto l'altra volta quello che erano i dati sul cristianesimo e cattolicesimo del Veneto, no? Cioè, non so se vi ricordate. C'era un commento dal Gazzettino del 23 dicembre 1997 che dice i cattolici diventano adulti. Beh, in realtà i cattolici hanno sempre avuto il dominio incontrastato di queste cose, hanno sempre avuto il dominio incontrastato del cattolicesimo, per cui non è che diventano adulti, hanno perso semplicemente il controllo di molte persone, di altre le tengono. Va bene, ricordo che il numero di telefono di Radio Gamma è 049 700 700, anche se penso che il 1° di gennaio nessuno telefoni, giustamente direi. Il Gazzettino del 18-12-1997, a grande titolo, forse ritrovate le tavole della legge. È una panzana perché non sono mai esistite. Però forse le abbiamo trovate, come quella volta ha detto, forse abbiamo trovato la seggiola dove si è sedetta la Maria quando andarono in Egitto. Vabbè, le cazzate sono sempre tante, ma tanto basta far credere le cose inesistenti. Dal Gazzettino del 23-12-1997, Madre Teresa è il personaggio dell'anno. A firma di Arcangelo Paglialunga. Benissimo, anche Hitler fu il personaggio dell'anno. Per me non è che cambi molto. Sì, qualche anno fa. Andiamo avanti. Il Gazzettino 23-12-1997. 1997. 7 americani su 10 credono in Dio. Allora, c'è la curva della credenza in Dio che è quando si avvicina a Natale, cioè quando si avvicina a fine dell'anno, c'è il picco delle credenze in Dio. Il 71% degli americani crede in Dio. Il 61% dei miracoli, stando a un sondaggio, 10 anni fa gli atei risultavano essere il 14% in più. Vabbè, dopo c'è un altro articoletto sugli americani molto divertente. Monaco, dal Gazzettino del 23-12-1997. Monaco, non commenta su Grace Kelly, quella che si sarebbe fatta. Quella che si sarebbe fatta partecipe a una setta e si è fatta tatuare. Beh, io ho sentito che voleva fare la santa addirittura tempo fa, non è che mi ricordo bene, ma so che il Principato di Monaco ci stava giocando sopra per fare la santa, poi insomma vabbè. Comunque fatti suoi, fatti personali, eh. Però certo che se ti mettono una santa di mezzo. Pronto? Sì? Buongiorno. E buon 1968. Grazie a voi. Senta, io sono una di quelle che telefono
anche un po' per attaccarvi. Non ti sembra un po' troppo di paragonare Madre Teresa a un Hitler? Questo è un po' troppo. Sì, sì, è vero. E dopo però parlate pure della vostra religione. Ogni religione è rispettabile. No, io, non è vero. Io parlo da credente cattolica. Sì, ma il cattolicesimo non è rispettabile. Poco praticante, ma credente. Potrei andare di più in chiesa, comunque sono credente. Sono stata educata e non ho nulla a cui pentirmi alla religione cattolica. Dopo, una volta adulta, sta in me decidere su cosa e come credere, però rispetto la religione cattolica che professo, insomma, e non rinnego assolutamente. Però non attaccate così Madre Teresa, perché è una persona che ha dato tutta se stessa, no, con abnegazione. Vabbè. No, non so, guardi, sinceramente non so cosa c'è da ridire su sì, Madre sì, Teresa. Sì, ti rispiego tutto quello che c'è. Anche perché io ho una zia in Cina, missionaria cattolica in Cina? In Cina. Beh, io spero che non... Vabbè, sono bello. E ha 80 anni, e io la stimo da sempre, da quando l'ho conosciuta, sì? Per il bene che ha fatto in mezzo agli orfani. Come senza no? Dare, come no? Dando tutto di se stessa e senza ricevere niente. Sì, sì. Lei sa cosa sta facendo? Però, senza guadagnare niente per se stessa, pensando solamente agli orfani e al prossimo, e con tanta passione, con tanta fede. Vi saluto e vi rispetto anche voi altri, però cercate di rispettare anche... Ti risponderò per radio comunque. Le idee del prossimo. Ti risponderò per radio. Ciao. Saluto tutti di Radio Gamma. Ciao. Rispondiamo un attimino a questa amica che dice che bisogna rispettare una religione. Allora, il rispetto non implica sottomissione. Ora, tu mi puoi chiedere di rispettare, ma non mi puoi chiedere di sottomettermi. Io rispetto una cosa quando quella cosa la chiamo col suo nome. Ora, so benissimo la propaganda che è stata fatta sulla Teresa di Calcutta. Ma la signora Teresa di Calcutta lo ha fatto soltanto per questioni militari all'interno della Chiesa Cattolica, questioni di disarticolazione della società indiana. Cosa ha fatto la ragazza? Ha preso dei poveracci, dei miserabili, e li ha messi in un campo dove questi morivano. Allora, cosa significa questo? Significa costruire una struttura militare di intervento e di peso all'interno della società indiana. Il fatto che i poveracci morissero per strada o morissero dentro la sua struttura non cambia assolutamente nulla. Certamente il poveraccio preferisce morire in un letto che non per strada, questo sono perfettamente d'accordo, ma dal punto di vista del sistema sociale indiano non cambia le condizioni per cui questi poveracci muoiono. Anzi, lei, nascondendo questa gente, ha pulito la coscienza di chi invece doveva cambiare le condizioni di vita. Pertanto, a lei, alla Chiesa Cattolica, si è fornita uno strumento di pressione sul governo e sulla società indiana. Ha nascosto la gente che moriva, e la gente continua a morire, e continua a riprodurre dolore, continua a riprodurre morte. Per me, questo fare, questo atteggiamento, questo modo di essere, è nazismo. Non è il nazismo dei 6 milioni di morti di Hitler, è un nazismo in forma diversa, sono d'accordo. Il raffronto fra Hitler è buono, non è buono con Goebbels, con quelli che hanno costruito i campi di sterminio, però con Hitler è abbastanza buono. Ora, la disarticolazione del sistema sociale indiano e impedire di cambiare le condizioni di vita della popolazione, magari usando i preservativi, magari usando gli anticoncezionali, magari usando tutti gli strumenti di contenimento della popolazione, è un atto di una gravità immensa, è un delitto contro l'umanità. Anche perché la Teresa di Calcutta, con questa operazione che lei ha fatto in India, l'ha venduta nelle altre nazioni e ha appoggiato la campagna di Wojtyla per impedire l'uso dei preservativi, per impedire l'uso degli anticoncezionali, per combattere ferocemente e anche a livello mafioso l'aborto.
Per cui questa che lei ha fatto è una campagna di una criminalità estrema. Tanto per essere chiari, e siccome il mio punto di partenza è il divenire umano, è la società umana, è il benessere degli esseri umani ed è migliorare comunque le condizioni di vita, perché il paganesimo può esistere solo dove le condizioni di vita sono buone, non può esistere nei campi di sterminio. Nei campi di sterminio si sopravvive, i morti di Calcutta devono tentare di sopravvivere, mentre invece il paganesimo si sviluppa solo dove c'è benessere. Quello che ha fatto la Teresa di Calcutta è un atto atroce contro l'umanità. Per quanto poi riguarda la tua amica che è in India, che parla con gli orfani, io so che c'è un'operazione militare da parte del Vaticano di entratura in India, dove attraverso gli orfani, attraverso tutta una serie di contraddizioni che esistono, di contraddizioni sociali, perché ricordiamoci che la Cina sta tentando di contenere la popolazione, anche con mezzi non belli, anche con mezzi brutti. Però qual è il problema? Il problema è che se 2 miliardi di cinesi, se 2 miliardi di popolazioni affamati ti arrivano su tutto l'Occidente, tu hai voglia di fermare i curdi. 2 miliardi di persone non li fermi più. Qui si tratta di distruggere il pianeta Terra, cazzo. E vogliamo renderci conto che cos'è la vita? Vogliamo renderci conto che cosa significa costruire il futuro? Le azioni che fanno i missionari in Africa non sono azioni belle, sono azioni che vanno ad uccidere il divenire umano. Pronto? Pronto? Sì. Ciao, volevo chiederti una cosa. Dimmi. Cosa ne pensi degli spot pubblicitari di Padre Pio che vi è venduto di calendari sui supermercati e via di seguito? Volevo sentire la tua opinione. Va bene. Ciao. Grazie, ciao. Beh, per me è solo un'operazione commerciale, una come tante altre. Attorno alla chiesa di Padre Pio che si faranno, c'è pieno di gadget, come attorno a Lourdes, attorno a Fatima, là sono operazioni commerciali pure semplici. L'operazione commerciale che è diventata anche militare fu la costruzione delle chiese a Međugorje in Jugoslavia, dove quelle chiese, dove quei pellegrinaggi servivano da un lato per foraggiare il Vaticano e dall'altro lato per distruggere la Jugoslavia, come è avvenuto. Per carità, tutti sono presi il pezzo. La mafia slovena si è presa la Slovenia, la mafia croata si è presa la Croazia e la Chiesa cattolica ha il controllo della Croazia. I greco ortodossi si sono presi la Serbia, i musulmani si sono ritagliati, tutti si sono ritagliati un pezzo, meno che la gente che è crepata. E questa è la cosa veramente vergognosa. Per cui dividere la fede dalle operazioni militari sono due cose importantissime. Io spero di essere stato chiaro sulla Teresa di Calcutta, cioè il mio disprezzo è assoluto, perché il mio apprezzamento va verso il divenire umano, va verso gli esseri umani che arrancano per costruire il loro futuro. Ricordo ancora, oggi è il giorno di Giano, è l'essere umano che costruisce il futuro, che è venuto al passato ma costruisce il futuro e sceglie quale futuro costruire, ce la gioca. E il missionario non ha diritto di sapere, non ha il diritto di non sapere cosa le sue azioni produrranno fra 50-60 anni. Non ha quel diritto. Perché normalmente i missionari cristiani, questa gente che si dedica a queste cose, sono delle persone malate di morte. Hanno bisogno di avere la miseria attorno per sentirsi qualcuno, per valutare se stessi. Per cui sono socialmente dei falliti, sono ammalati di morte e sono delle persone che devono vergognarsi di quello che fanno. Questo vorrei essere chiaro una volta per tutte. Che dite? Sono stato chiaro? Sono stato chiaro? Bene, e andiamo un attimino avanti. Turchia, suicide per il test di gravità, di verginità. Pratica, cosa è successo? In Turchia vigeva una legge che le ragazze che stavano negli orfanotrofi, che vanno fuori, quando le rientrano li sottopongono al test di verginità. È una porcheria immensa. Due ragazze si sono ammazzate e grazie a due ragazze che si sono ammazzate i test sull'illibatezza delle ragazze uscite senza permesso dai dormitori vengono cancellate per legge. Speriamo che la legge passi, che non sia solo una proposta, e resteranno obbligatori solo in caso di stupro. Là è una questione giuridica, noi non ci mettiamo le mani.
comunque nelle questioni di costume è già un passo avanti. E io sono sempre contento quando si fa dei passi avanti. L'umanità, gli esseri umani pagano in maniera pesantissima degli spazi infimi di libertà, e quando quei spazi vengono mangiati è sempre un atto terrifico. Vediamo un attimo dal Gazzettino del 22 dicembre 1997. A proposito, per finire, Madre Teresa di Calcutta, una radioascoltatrice mi ha ricordato una volta che quando lei si è ammalata di cuore non è andata nel suo ospedale a farsi operare. Tanto per ricordarci anche questa, eh? E anche questa è una porcheria. Papa, cattolici, sfidiamo la droga. Beh, ricordiamo che il cattolicesimo e le religioni rivelate sono l'oppio dei popoli, cioè sono oppio, sono eroina, cioè nel senso che distruggono il Dio che cresce dentro gli esseri umani e li rendono dipendenti dalla sottomissione. La Chiesa cattolica è stata la prima che ha costruito le condizioni per cui le persone si riempiono di eroina. Se oggi come oggi qui in Italia c'è una, qui in Italia c'è molta diffusione di eroina, questo lo si deve grazie alle parrocchie, grazie agli oratori, tanto per essere chiari. Andiamo avanti, tanto per riprendere il discorso precedente della Teresa di Calcutta, dal Corriere della Sera del 18 dicembre 1997, Polonia, nuova legge sull'aborto. Adesso i socialisti sono stati sconfitti, arrivano gli alleati di Wojtyla e naturalmente il Parlamento impone limiti più severi, cioè non impone limiti più severi, non so, a chi maltratta i bambini, no, impone limiti più severi per le donne che vogliono abortire. Allora dov'è il gioco? Il gioco è sul trafficare gli schiavi, produrre schiavi per vendere. Non gli è bastato a Wojtyla di avere centinaia di migliaia di donne buttate con la prostituzione qui in Europa, ne vuole ancora. Vediamo ancora. Il Gazzettino del 19 dicembre 1997. Virtù eroiche riconosciute alla figlia di re Luigi XV. La giovane principessa, che rifiutò sempre di sposarsi, si batté contro i costumi libertini. Strano, non si è battuta contro la monarchia però, eh. Poi Wojtyla va in Francia e va a dire: ah, che belli i principi della rivoluzione francese, libertà, eguaglianza, fraternità, che belli quei principi. E dopo fa suora quelli che ha fa santa quelli che ha combattuto quei principi, eh. Io ci penserei un pochino se fossi un cattolico. Dopo la Svizzera non lo vuole il Liechtenstein, dette pleno iure, e ci furono più aspre contestazioni, soprattutto perché il prelato Stoas negli anni precedenti si era dimostrato come un vescovo ultra tradizionalista, antifemminista, occupato di essere sempre più vicino alle posizioni dell'Opus Dei, incapace di qualsiasi apertura anche in campo ecumenico. Tanto per, probabilmente era anche lui come il macellaio, il vescovo là che ha ammazzato la gente in Argentina, accusato di aver partecipato alle stragi in Argentina, era molto amico della madre Teresa di Calcutta, eh? Benissimo, vediamo un attimino però, siccome io sparlo sempre di sta cazzo di religione cristiana, dopo vi ho già detto che cos'è il male per il paganesimo, il male lo stiamo costruendo, lo stiamo definendo, lo stiamo descrivendo dopo 1700 anni di cattolicesimo. Massa Carrara, dal Gazzettino del 18-12-1997, prete pedofilo, caso di Stato. Cos'è questo caso di Stato? Prete pedofilo, ormai ne abbiamo parlato tanti di preti pedofili. Allora, il vescovo non collabora con la giustizia. C'è un prete accusato di pedofilia, il magistrato chiede delle cose al vescovo, il vescovo si appella delle ragioni di Stato per non dare queste cose. Allora, che cazzo sono i bambini? Merda! Un cattolico pensa i bambini solo come merda. L'importante è difendere la gerarchia cattolica, non i bambini. Per questo motivo il vescovo di Massa Carrara si oppone a dare ciò che il magistrato richiede. Non vuole la giustizia, vuole difendere la pedofilia. Attenzione, eh? Andiamo avanti. Questo è il Gazzettino del 18-12-1997. Vediamo un attimo il Gazzettino del 23-12-1997. Vedi? Vabbè, non c'è bisogno di fare grandi cose. Ogni giorno c'è qualcosa sui giornali da prendere. Ogni giorno. No, non è che si autodistruggono, è che si credono padroni del mondo, ad immagine e somiglianza del loro Gesù e del loro Dio. Per cui hanno questi comportamenti, capisci? Non c'è.
Novara avrebbe abusato di bambine nelle scuole. Parroco arrestato per molestie sessuali. Dal Gazzettino del 23-12-96, che è un altro, non è quello di Massa Carrara, questo è di Novara. Allora, scusate un attimo, questo sacerdote è stato arrestato, è il parroco di Briga Novarese, Don Giuseppe Sacco, di 63 anni, ha già ottenuto gli arresti domiciliari, però lui ha abusato delle bambine delle scuole. Pensiamoci un pochino di sta robetta, lui è padrone in fondo, lui è mandato da Dio, lui dai sacramenti. Pensiamoci un attimino questo cosa significa, essere padroni della vita. E dopo vedrete i miei discorsi sulla Teresa di Calcutta, dopo vedrete tutti gli altri miei discorsi che faccio. Andiamo ancora avanti. Oh, che bello! Irruzione notturna dei carabinieri dei NAS nella casa di riposo, Sant'Andrea di Cuneo. Agghiacciante. Pazienti abbandonati o bloccati ai letti. Molti sono portatori di handicap. Anziani legati nell'ospizio Lager. Questo è del Gazzettino del 28-12-1997. Pensateci un attimo, egregi signori, anche voi andrete in questi ospizi. Anche voi sarete sottoposti a dei preti padroni, se invece l'assistenza non verrà fatta dallo Stato, non verrà fatta con i dovuti modi e i dovuti crismi. Chi è questa casa di cura Sant'Andrea? Il titolare della casa di cura di riposo, che ospita una settantina di persone, è il sacerdote Don Angelo Bormia, che è stato denunciato. Gli anziani trovati legati ai letti, secondo quanto riferiscono i NAS, erano 5, mentre altri 25 erano stati segregati in camere chiuse a chiave, abbandonati a se stessi. Per cui, persone anziane, pensateci un pochino, dateci un po' un'occhiatina. Cosa abbiamo ancora qua? L'ecatombe della vita. La biosemplificazione distrugge le varietà vegetali o animali, ma anche gusti e profumi del passato. Allora, noi praticamente l'Italia, grazie alla diversità dei climi e della morfologia sul territorio, del nostro paese, sono state censite 6.000 specie vegetali. Il 90% sono classificate fra erbacce. Io ci farei un pochino un pensierino sopra. Le specie animali sono invece 56.000. Nel 72 erano 42 nel nostro paese le specie in pericolo di estinzione. 20 anni dopo erano salite a 463 specie. Io vi farei un pensierino. La natura cerca sempre equilibrio al livello più basso che ha raggiunto. Se noi distruggiamo delle specie in un certo territorio, la natura si riequilibra a un livello più basso. Facciamo un esempio. Se io distruggo le aquile, aumentano i topi. Se io distruggo i gatti, le pulci dei topi mi attaccano la peste nera, come è venuto nel 1600, cioè la persecuzione delle streghe che ha portato all'estinzione dei gatti ha portato allo sviluppo dei topi, le pulci dei topi hanno trasmesso la peste nera. Per cui pensateci bene a non rendervi conto cosa significa il mondo che ci circonda. Io dico che il mondo che ci circonda è sacro, ha delle coscienze, è un divino che tenta di espandersi. Però l'essere umano ha le mani, può saccheggiarlo o può costruirlo in maniera diversa, può saccheggiarlo lentamente o velocemente, la responsabilità è solo sua. Però ogni volta che si muove una paglia in un sistema, il sistema si riequilibra. Per cui noi o pensiamo che ciò che ci circonda è un divino ed è uguale a noi, e allora ne abbiamo rispetto. Ma se noi lo consideriamo bestia da saccheggiare, noi non ne avremo più rispetto. Andiamo avanti ancora. Hong Kong, strage di polli, anticontagio. La natura si riequilibra, si riequilibrano i virus, i batteri, tutto quello che ci può attaccare. Per cui se noi non siamo accorti nel modo di comportarci, ci saremo attaccati. Vabbè, oggi non succede niente, domani nevica nel deserto del New Mexico e qui avremo una siccità di 8 mesi. Pronto? Pronto? Sì? Ciao, volevo solo ringraziarti per la tua schiettezza e farti tanti auguri di buon anno. Sono la Carla di Bassano. Grazie. Auguri a tutta Gamma 5 e a Franco in particolare, la sua famiglia. Grazie. Ciao. Ciao, ciao. Bene, grazie per gli auguri della Carla di Bassano. E andiamo avanti con la nostra rassegna stampa. Che ne gombe pochita, sono 15 giorni che non la faccio. Suicidi.
è la città che toglie la vita. No, mi dispiace, non è la città che toglie la vita. Sono le parrocchie che tolgono la speranza alle persone. Quando una persona viene educata a credere in un Dio che provveda a lei, non interessarsi di affrontare la vita, non interessarsi di affrontare il futuro, lasciar perdere, non affrontare le contraddizioni, un po' alla volta la persona tende a morire. Cioè la forza propositiva che ha dentro di lei tende a ripiegare su se stessa. Per cui la vita diventa sempre una cosa più difficile da affrontare. E quando è troppo difficile si arriva al suicidio. Per cui non è la città che toglie la vita, ma è la parrocchia. Vabbè, allora vediamo un attimo adesso, che guardiamo qualcosa di meglio ancora. Gli americani credono in Dio. Avevo già detto prima, vi ricordate? Abbiamo detto che il 71% sotto le feste crede in Dio. Ma che Dio? Domanda. Dio risorto davanti alla TV. Le nuove telereligioni alla prova dell'Auditel. Ora i credenti sono 71%, una solida maggioranza, però non credono né nel Dio biblico, né nel Dio dei vari profeti. Credo un Dio un po' melenso, un po' alla John Wayne, un Dio che entra a risolvere i problemi. Dice praticamente perché dunque non addomesticare il Dio esagitato e stridulo dei televangelisti e tradurlo in film, telefilm, soap opera, e come fa un fabbricante di salsicce per ebrei osservanti garantiti personalmente dal Dio di Israele, magari in protagonisti di commercials. L'America era dunque matura per la scoperta di Dio, dice Laura Schess, psicologa e voce del più seguito programma radiofonico di consigli e confessioni telefoniche. Lo era in senso non solo metaforico, ma letterale. Sta invecchiando, dunque forse maturando. Cioè qui siamo al disfacimento puro e semplice. Basta un teleimbonitore perché tutti quanti riscoprano Dio. Ma questa è la distruzione dell'intento, cioè è la distruzione della capacità dell'individuo di porsi come protagonista della propria vita. Per cui si accetta anche un Dio televisivo, si crede anche nei miracoli e si crede in tante altre cose. Andiamo avanti. E i cattolici formano un partito. Ciao Giampaolo! Chiediamo un altro bicchiere anche per Giampaolo. No, no, più bicchiere Giampaolo. Avanti la birra, tu avevo solo questa, però è buona. Che cazzo vuoi se è buona? Allora Giampaolo, il nostro Gian. Alberto. Bene, qui ormai siamo una massa. Io vi mando una bella canzoncina intanto che noi ci brindiamo un altro goccio. E cosa vi mando? E mando la cosa più folle che esista, amici miei. Va bene, vi ho lasciato con Vecchioni mentre qui si sta versando nei bicchieri. Oggi c'è anche Bacco da festeggiare, perché vi ho già parlato delle religioni misteriche e Bacco è bellissimo. Basta non esagerare però, è come tutte le cose del resto. Ragazzi? No, grazie, ma perché ho già bevuto. Lui non è un grande bevitore, Alberto. Lui ama Bacco, ma non eccessivamente. Saluti a tutti, saluti. Come vedete, siamo in grande bevuta. E siamo in grande bevuta. Continuo con i cattolici, mi interessa? Continuo con i cattolici. Dal Gazzettino... No, Gazzettino o Repubblica? Gazzettino o Repubblica? Porca miseria, non è che è scritto. Vabbè, non è importante, uno dei due. Del 26-12-1997 e i cattolici formano un partito. Dove? A Cuba. Che bello. Se tutto gli va bene, se l'operazione gli funziona, ci saranno altre 100.000 prostitute gratuite negli Stati Uniti e forse 20.000 bambini per i pederasti. E con che cosa formeranno questo il partito? Ha fondato un consultorio civico con un avvocato, un psicologo, un esperto di diritto a disposizione del pubblico. In 5 anni molti giovani hanno imparato che la libertà si conquista senza aspettare che sia concessa. Libertà di trafficare gli schiavi? Punto di domanda. Chi paga tutte queste iniziative, signor Valdez?
un'organizzazione ecclesiastica inglese, e la CEI con il vostro 8 per 1000. Bene signori, grazie per aver dato l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. A me non mi interessa ampliare, cioè quello che mi interessa è ampliare la libertà degli esseri umani, non il traffico di schiavi. La libertà è libertà come divinità, è come sviluppo del potere di essere, non come il diritto di fare quello che si vuole, non come possesso, non come vendita di persone, non per fare i cazzacci propri possedendo le persone. La libertà è libertà di fare per costruire il potere di essere, è la libertà di sviluppare se stessi, di ogni se stesso. Per questo noi pagani difendiamo sempre ogni esistente. Perché? Perché da quell'esistente noi costruiamo il meglio, non andiamo mai indietro. Facciamo un esempio, noi non avevamo nessuna possibilità di agire in Jugoslavia, ma se il paganesimo ci fosse stato in Jugoslavia avrebbe salvato la situazione jugoslava e avrebbe migliorato le condizioni di vita, avrebbe aperto tutti quegli spazi di libertà, tutti quegli spazi possibili senza danneggiare ciò che esisteva, perché l'esistente è un punto di partenza per costruire il futuro. Non si può distruggere quello che esiste per pensare di costruire qualcosa. Quando si distrugge quello che esiste, significa distruggere tutte le possibilità di costruire il futuro, sperando che dopo forse qualcosa nasca. Ma sperando forse qualcosa nasca chiede un prezzo talmente alto che spesso nel 99,9% dei casi non vale la pena di pagare. Per cui sempre difendere l'esistente e migliorare le condizioni, migliorare gli spazi di libertà, sempre questo, proprio come metodo di lavoro. Pertanto, se a me alcune cose della Costituzione non mi piacciono, non dirò mai la Costituzione della Repubblica va buttata via. Col cavolo, la Costituzione va salvaguardata. Quello che non mi piace si cerca di migliorarlo. Per cui non si butta mai via le cose, mai. Perché si butta via sempre il bambino con l'acqua sporca, sempre. Guardate i sistemi sociali che... Prendiamo un esempio semplicissimo, la Cambogia. I Khmer Rossi hanno preso in mano la Cambogia. Cosa hanno fatto? Buttiamo via tutto per costruire tutto. Cosa hanno fatto? Hanno ammazzato 4 milioni di persone. Cioè non si deve mai distruggere quello che esiste senza niente, non bisogna mai distruggere, punto e basta. Bisogna migliorare le condizioni e trovare esattamente cosa non va e migliorarlo, cambiarlo, ma la cosa, non l'insieme. Claudio, scusa, dimmi se vuoi inserire anche questo discorso. Il fatto che nelle religioni in genere c'è sempre il maschilismo, cioè specialmente la nostra religione è maschilista, la sento io, dopo non so se erro, ma come la religione musulmana è prettamente maschilista, e questo non me lo so mai spiegato. E non te lo devi spiegare tu questo, cioè, tu hai un Gesù di Nazareth che ha 12 apostoli maschi, che non gliene frega niente delle donne, che i Vangeli femminili, tu sai che esistevano dei Vangeli femminili, cioè esisteva un Vangelo di Maria che è finito sulle sabbie del deserto, ed esisteva delle variabili gnostiche che sono importantissime, che potevano cambiare questa valenza, cioè poteva non essere un cristianesimo maschilista. Invece queste cose sono state combattute e distrutte, proprio militarmente distrutte, perché gli gnostici ebbero un grosso pero. Loro cercavano il Dio sconosciuto, cioè il Dio nascosto, quello che creava l'universo. In realtà non lo trovarono. E la divinità stava attorno a loro, cioè loro trovarono tutte le coscienze, ma non questo. E questo li distrusse. Perché? Perché stati quelli dei Vangeli ufficiali che toccavano un altro Dio costruttore. Va bene che io non sono femminista. No, ma quello che voglio... Però obiettivamente mi rode dentro il fatto, proprio obiettivamente, che c'è sempre il quello... Dio maschio, che sono capace di tollerare... Vedi, questa non questo, equità, questo non vangelo, vedi, questo Vangelo, sì, per esempio, è di Tommaso, no? Sì. Fu ritrovato sotto le sabbie del deserto. E sotto le sabbie del deserto, a un certo punto, Simon Pietro disse loro: Maria deve andare via da noi, no? Perché le femmine non sono degne della vita. Questo è il concetto di Simon Pietro. Gli risponde Gesù: ecco, io la guiderò in modo da farne un maschio, affinché la diventi uno spirito vivo uguale a voi maschi, poiché ogni femmina che si fa maschio entrerà nel regno. Cioè, cosa significa questo? Gli gnostici avevano la scintilla divina. La scintilla divina era indifferente maschio e femmina. Cioè, non esistono differenze fra i due.
Simon Mago usa Sofia, no? come coscienza femminile, per cui esisteva questo scontro. Nei Vangeli ufficiali questo scontro viene annientato militarmente, cioè bisogna distruggere tutta la figura femminile affinché la figura femminile non abbia nessun ruolo. E ma tu troverai da Sant'Agostino a San Tommaso d'Aquino, eccetera, pensano alla donna come merda. Ma pensa all'umiliazione di questo essere. No. Uguale a noi altri che No, peggio. L'attacco loro è l'attacco a tutto il sistema sociale, anche all'uomo. Certo. Perché, scusa, che ruolo hai tu se se una parte del sistema sociale viene annientato? Te prendi tu la responsabilità di tutto l'insieme? Cioè, se una parte di un sistema viene sottomesso, viene isolato, viene umiliato, non è quella parte solo, è l'intero sistema, sono le tue trasformazioni, perché tu vieni educato a dover umiliare l'altra parte del sistema. Per esempio, un'altra cosa che mi premeva dirti e sottolineare è bisogno di un ambiente chiuso per pregare, non lo tollero, è più forte di me, non riesco a tollerare l'adorare, il pregare dentro in un ambiente chiuso. Perché in un ambiente chiuso? E questo è un limite tremendo che poni alla logica dell'espansione di un essere, o sbaglio? Ma non c'è logica in espansione nel cristianesimo. Nella religione rivelata non c'è logica, è Dio che ti dà tutto. Tu devi dipendere fisicamente. Se tu leggi il Padre Nostro, è la distruzione di quello che è la proposità dell'individuo, perché l'individuo deve dipendere dal dono del Padre. Cioè non è l'individuo che dice io sono propositivo nel mondo, ma io dipendo dal dono del Padre. Quei cristiani che hanno distrutto quello che avevano, perché tanto arrivava la fine del mondo, hanno distrutto quello che avevano, perché tanto doveva arrivare la fine del mondo non è arrivata. Comunque nel momento in cui io mi trovo in montagna e sta nevicando, perché mi capita tante volte, e vado sotto un pino e sta nevicando, io provo un qualcosa per quell'essere che è lì, con quelle temperature, giorno e notte, pioggia eccetera, ed è lì vivo, e per noi altri è morto perché siamo assenti completamente, non vediamo con certi occhi, proprio se sembra morto o no, la pianta è morta, vai sotto e chi vuoi ringraziare lì? Sei davanti a lui. Ma devi stare attento, Giampaolo, sai, perché dopo ti dà il pagano, cioè tu devi stare attento a cosa dici certe volte. Queste cose qua io le ho sempre sentite indipendentemente dal paganesimo. Infatti, ma questo... da bambino, quando me ne andavo per il bosco, mi rifugiavo vicino ai tronchi perché era casa mia, veramente sentivo casa mia lì, ma... indipendentemente da tutto il paganesimo. Quando noi diciamo che il paganesimo non è una religione rivelata, ma ci circonda, certo, capisci? Certo, e ci chiama. È chiaro che le risposte non possono essere tutte uguali, perché certo, non siamo diversi, capito? Però in effetti noi rispondiamo a questo in base a quello che abbiamo dentro. Hai fatto molto bene a studiare non rivelata. È insita in ognuno di noi. Senti. Ma quando noi diciamo che l'unico modo per trovare il divino che ci circonda è sviluppare il divino che abbiamo dentro, noi mettiamo in luce che il divino che ci circonda è uguale a noi. Cioè noi un pagano non si mette mai in ginocchio davanti a qualcuno. Può ordinare, può invitare, può incazzarsi, può bestemmiarsi, può dire porca miseria Giove, veniamo in aiuto a me. Cielo, devi aiutarmi, cielo, ti spacco l'anima, insomma. Non esistono i paragoni, esatto, questo è bello. Esatto, non esistono. Cioè, io posso chiamare il sole ad aiutarmi, certo, e il sole mi aiuta. È chiaro che non certo, fa per colpa bacchetta magica. Ma no, non sai che non fa venire i vestiti o vincere il miliardo al totocalcio, però il sole arriva ad aiutarmi. Quello che tu senti, basta. E noi diciamo questo, capito? Ed è importantissimo questo. Perché se noi riusciamo a far capire alle persone che non bisogna mettersi in ginocchio davanti a nessuno, bisogna solo sviluppare il Dio che c'è dentro, noi abbiamo fatto il grandissimo passo della costruzione del paganesimo. Perché il paganesimo è libertà dell'individuo. Cioè, necessità si esprime nell'individuo attraverso libertà, che è la libertà del potere di essere. Cioè, il rito. Non è l'ufficialità del rito, ma è il rito interiore che hai dentro, quello. Guarda, è vero rito. Chiedi ad Alberto qua quanta difficoltà che abbiamo noi a fare dei riti, proprio per individuare tutti gli elementi che ci sono nei riti, proprio che abbiamo sentire diversi, abbiamo visioni che sono, perché la soggettività è importantissima, certo, se manca la soggettività, certo, il sentire, certo, noi siamo morti. Anche guidare una macchina è un rito. Anche guidare una macchina è un rito, capisci? Cioè,
Ed è importante. Cioè... Io non vorrei farvi ridere a proposito di auto adesso, però io ho un'auto adesso che è 3 anni più vecchia di quella che avevo prima, è dell'85. Ed è una macchina, non sto a specificare neanche che tipo di macchina è lì fuori. Oh, qua voi c'è Bacco che sta tirando. Voi non mi credete, però io la percepisco come una creatura, nel senso, in che senso? Che è passata diversi, ha passato diversi travagli, no? Ha passato di tutti i colori probabilmente quell'auto lì. Io la sento probabilmente perché appartiene anche a una certa latitudine, lasciamo perdere, per il quale ho un debole anche. Però ogni auto, secondo me, ogni diciamo oggetto costruito dall'uomo o non costruito, ma comunque esistente, che hai davanti, ha una storia. Ha una storia, inutile che uno venga, ma è materia. Ogni volta che noi facciamo un gesto, creiamo un flusso di energia vitale, che possiamo costruire dei divini. Ogni volta che noi usiamo un oggetto, gli lasciamo qualcosa di nostro dentro. Siamo talmente abituati che possiamo lasciare tante cose nostre, dovunque possiamo. Però ogni volta che facciamo questo, noi ci lasciamo la nostra energia dentro. Cioè non è che quando io faccio una cosa basta, è finita là. È come dicevo prima per i missionari. Cioè un missionario non ha il diritto di non sapere cosa la sua azione in questo momento provocherà fra 60 anni. Non ha questo diritto. Capisci? E così vale per tutti. Adesso te ne dico un'altra. Dal Gazzettino... No, sbagliato. Da Repubblica del 27-12-97.